Ciao ragazzi, sono il signor Arcadine e sono qua per la recensione di, lo devo leggere perché è un nome stranissimo, Major Grom, il medico della peste, nuovo film Netflix, che è un cinecomic, mi pare, spagnolo, perché l'ho visto stranamente in lingua italiana per una volta, che cinecomic perché è tratto da un fumetto, diciamo supereroistico, anche se il film si dimostra palesemente come una voglia di fare critica sociale utilizzando il fumetto, utilizzando i supereroi, perché di che cosa parla? Di questa città che viene colpita da questo assassino che uccide le persone ricche della città, una sorta di viper vendetta che scatena un po' e aizza il popolo, e a fermarlo ci sarà questo poliziotto un po' alla Dirty Harry, un po' fuori dalle regole, in realtà molto classico. La cosa interessante del cattivo è che ha questa maschera come i medici della peste col nasone, no? Ve l'ho messo nella foto di copertina. Quindi il film è un po' questo, vuole essere un noir, vuole essere un film drammatico, vuole essere a tratti anche grottesco, vuole essere soprattutto di azione. Secondo me il film nel complesso non è affatto male. In realtà c'è un inganno, cioè è una caduta di stile, perché inizialmente c'è una scena dove il film mostra il suo essere quasi demenziale. Ho detto no, che schifo, che merda, la tipica scena dove c'è questo tale, il protagonista del film, il poliziotto, che rincorre questi criminali che stanno rubando, che hanno fatto una rapina. Quindi il film decide di costruirci il personaggio con questa prima scena. Pessimo, davvero una scena tremenda che non si abbina al tono poi anche interessante e di critica sociale che mi ha convinto, perché si parla dei poveri contro i ricchi, sì, ma lo si fa in una certa dimensione tridimensionale. Faccio una parte spoiler ovviamente, ma qua vi dico solamente che il film merita la vostra attenzione, nonostante le 2 ore e 5. Si poteva tagliare la parte iniziale e 5-10 minuti qua e là, perché ci sono dei personaggi comprimari davvero interessanti, alcuni almeno, non tutti. Quindi la regia com'è, il lato tecnico? Bello, funziona, secondo me è gradevole. La fotografia, soprattutto gli ambienti, le location funzionano bene. E quindi mi ricorda un po' quei film di critica dove davvero qua c'è una maggiore approfondimento rispetto a un Joker qualsiasi di Todd Phillips, dove davvero si cerca di capire chi ha ragione e chi ha torto. Quindi il populismo viene anche in parte condannato, ma non azzerato. Nonostante la pioggia, registro ancora perché sono un vero YouTuber che vuole fare visual. Andate a vedere il mio film, sì, la mia recensione su Black Widow. Dai. Comunque volevo dirvi che il film, in questa parte non spoiler, concludo dicendo che è consigliato, come detto, perché comunque intrattiene e ci fa riflettere. Buone le interpretazioni, anche se non troppo. Il colpo di scena, il twist è interessante, sembra un po' stupidello. Parte spoiler. Eccoci ragazzi, velocissimi perché sta piovendo. Dirvi solo, il colpo di scena a me è piaciuto molto, perché ho detto, no, hanno svelato a metà quasi il colpevole, che è l'amico del tale ricco che ha questa azienda, insomma, di social, e invece il social è il presidente stesso. Mi è piaciuto molto, mi ha convinto, e devo dire che il finale spreca un po', però il monologo e l'idea finale che il film critichi sia il populismo sia i ricchi è molto interessante, e lo fa attraverso un personaggio comunque interessante, il villain, che è vero, è un po' facile giocare sulla pazzia, però secondo me è gestito bene nel complesso. Quindi posso dirvi che, siccome piove ma non ho troppo da aggiungere, il film è simpatico, si poteva dare molto molto di più, è vero, consiglio, anche perché la blogger è un buon personaggio, anche se lui si redime un po' troppo presto, il nostro protagonista, quando viene espulso va subito a scusarsi con lei. Là non mi è piaciuto perché il film cerca di essere un po' Sherlock Holmes con Guy Ritchie, uno fa pensa e torna indietro, lì mi ha dato fastidio, è un po', è troppo buonista a tratti. Però lo possiamo scusare, considerato che è un film che vuole intrattenere nonostante una miccia di critica sociale, però non ha pretese così alte, quindi la sufficienza se la strappa e nulla di più. Cioè ragazzi, volevo aggiungere giusto due cose sul film, perché in 5 minuti non ho detto quasi nulla. Nella parte sempre spoiler dico solo che il cattivo è molto ben fatto, secondo me, perché ha delle motivazioni, sì è un po' pazzerello, però piano per fregare il protagonista mi è piaciuto, viene arrestato, viene sospettato da quello stronzo lì, il suo nemico, quella macchietta umana che è stato bravissimo a farla, secondo me, la macchietta, oppure incapace a recitare perché dà un fastidio terrificante.
secondo punto sono le scene d'azione molto ben girate, secondo me, soprattutto nella rivolta civile. Quindi funziona molto bene da questo punto di vista e ti mette in pratica anche le minacce del villain che si affida alla popolazione come scia social. Questo mi è piaciuto, quindi la critica c'è, ma non è complessissima chiaramente, però già che non solo la bozza ma la mette in pratica è già qualcosa rispetto ai grandi film blockbuster che neanche ci provano, tipo Black Widow, tipo Joker, tipo Luca, eccetera, eccetera. Quindi ho gradito il film nel complesso.